Grazie Sindaco, non ho niente da aggiungere se non la gratitudine nei confronti di Beppe Sala e della sua squadra perché mi hanno permesso di partecipare a una giunta, era da qualche anno che non partecipavo a una giunta di molto concreta, punti su cui lavorare insieme. Milano è la capitale non solo economica del paese, nel senso che la capitale ovviamente è Roma, ma Milano è una capitale di tante cose, è una capitale di opportunità, non soltanto per ciò che avviene dopo Brexit, ma per i valori che questa città esprime. È la capitale del volontariato. A me piace sempre sottolineare come questa città, che è percepita molto spesso a ragione come un punto di riferimento importante del mondo della finanza, dei soldi, è innanzitutto la capitale del volontariato e del terzo settore. È una realtà che ha tutti gli elementi per poter essere tra le principali metropoli del mondo. Questa città ha il diritto e il dovere di vedere il governo al proprio fianco. Non faremo mancare la nostra attenzione. Devo dire, l'ho detto stamani mattina in una trasmissione radiofonica, lo ripeto qui, la disponibilità è per tutti i comuni italiani, comunque siano governati e qualunque sia la maggioranza politica che li sostiene. Disponibilità totale. Quello che chiediamo è un atteggiamento come quello molto concreto che il sindaco Sala e i suoi hanno messo in campo. Elenco di questioni, abbiamo discusso, su alcune siamo già pronti, su altre vedremo, e l'impegno che ha dato il sindaco per cui a settembre torniamo su e firmiamo il patto Milano-Governo credo che sia un segnale molto, molto buono, molto valido, un segnale in cui deve essere chiaro chi fa cosa, in che tempi, con quali certezze e con quali risorse. Per tutti questi motivi vi auguro di cuore buon lavoro, ringrazio Beppe e la sua squadra, faccio loro i migliori auguri di buon lavoro, ai rinnovati e alle new entry, a cominciare dalla vice sindaca che è una new entry, anche se era consigliera comunale, ai tanti assessori che sono stati confermati, anche a quelli che sono la prima esperienza e che sicuramente avvertono il fascino della gestione della cosa pubblica in questa città. E infine un augurio e un in bocca al lupo al sindaco. Un anno fa di questi tempi qualcuno di voi scriveva che l'Expo era un flop, perché a luglio ti ricordi che c'era stato un calo di presenze, eppure avevamo già avuto non soltanto una grande inaugurazione ma un giugno scoppiettante con tutte le cose, con tutti i leader, era venuto Cameron, era venuto Putin, era venuto Hollande, ma era venuto un sacco di italiani, di persone, di donne e uomini. Eppure l'anno scorso, mi ricordo a luglio, c'erano tutte le facce di quelli, però guardate, visti dall'alto, sembra tutto vuoto. Alla fine 21 milioni di persone hanno varcato quei cancelli, code chilometriche, tanto orgoglio, tanta gioia, perché quando le cose si fanno bene, alla fine i risultati arrivano. E con buona pace dei professionisti della critica, un anno fa l'Expo si è incaricata di smentire i profeti del malaugurio. Bene, allo stesso modo io oggi dico, un anno dopo, che è bello vedere la stessa determinazione, la stessa intensità, la stessa passione in Beppe Sala e nei suoi, perché se c'è una cosa sicura è che Milano può guidare l'Italia a recuperare il posto che l'Italia merita, e noi saremo al fianco di tutti i comuni che vorranno provarci, dei comuni che vorranno mettersi in gioco, a cominciare dalla città di Milano con tutte le proprie complessità ma anche con tutti gli elementi di bellezza. Dopodiché ai giornalisti locali dico che Sala è una macchina da guerra, si è fatto tutta una serie di tabellina di inaugurazioni che me lo rende particolarmente simpatico. Io avevo sbagliato, li avevo messi tutti alla fine. Lui si è messo, vi darà da lavorare a lungo, perché si è messo una serie di inaugurazioni con grande tattica e con grande equilibrio, per cui c'è molto molto da lavorare, di cuore in bocca al lupo, torneremo per firmare il patto e se riusciamo anche per inaugurare la prima pietra, il cantiere dei lavori sul dissesto, che mi sembra un'assoluta priorità per il Seveso e non soltanto per il Seveso, come abbiamo già fatto per il Bisagno a Genova e in altre zone del nostro paese. Grazie di cuore, andiamo, dove andiamo adesso? Al Museo della Scienza della Tecnica. Grazie di cuore, grazie. Buon lavoro. Arrivederci.